Bentornati in questo brevissimo tutorial dove vediamo come modificare un template attraverso CSS senza dover mettere mano al tema. Lo so, sembrerà una cavolata, ma siccome questi video sono rivolti principalmente a chi parte, e siccome io quando sono partito avevo di questi dubbi, un video del genere magari può servire a qualcuno. È molto veloce, però insomma vediamo come fare. Allora, molte volte ci capita di dover lavorare con un tema gratuito o comunque con poche possibilità di personalizzazione, ad esempio questo tema che è quello di default di WordPress. Se andiamo a personalizzare le opzioni del tema, non è che abbia così tantissime modalità di customizzazione, ok? Quindi possiamo veramente modificare le cose più base. Ma se noi avessimo necessità, perché magari allora non abbiamo possibilità di poter acquistare un tema premium, ma vogliamo comunque apportare delle piccole modifiche grafiche, possiamo farlo. Come si fa? Molto semplicemente possiamo utilizzare la console di Google Chrome. Quindi, per aprire la console di Google Chrome, tasto destro, ispeziona, e abbiamo questo fantastico strumento che ci permette di ispezionare il CSS di ogni singolo elemento. Ovviamente per fare queste modifiche, non sto neanche a dirlo, però bisogna conoscere il CSS, se no ovviamente non si va da nessuna parte. Allora, questo strumento ci permette di selezionare il nostro elemento che vogliamo modificare e poi, insomma, fare le nostre modifiche del caso. Facciamo un esempio. Nel caso in cui volessimo ingrandire, non lo so, la grandezza degli elementi lì, quindi ok, ad esempio qui abbiamo l'header, ok, questo è il blocco nav. Se noi apriamo tutto il blocco, arriviamo, ecco qua, arriviamo alla lista, quindi alla lista delle varie label di menu. Ok, qui abbiamo tutti gli attributi CSS che il template carica. Se noi ad esempio vogliamo ingrandire questo font, possiamo farlo, quindi andiamo qui a modificare, chiaramente questa è una modalità di anteprima, possiamo andare a fare delle modifiche. Ad esempio, puoi cambiare anche il colore. Qui abbiamo tutta una serie di impostazioni e, finite le nostre modifiche, copiare il blocco di codice nuovo. Perché questo? Perché ovviamente dal momento in cui noi aggiorniamo la pagina, non viene applicata la modifica. Quella modalità è solo un'anteprima. Cosa dobbiamo fare con quel codice? Dobbiamo andarlo a incollare nella sezione Custom CSS che troviamo esattamente su Personalizza. L'ultima voce di menu è Custom CSS aggiuntivo, non vedete che c'è la mia faccia una sopra, però comunque l'ultima voce, CSS aggiuntivo, e andiamo a incollare il codice. A quel punto in realtà possiamo anche solo incollare quello che abbiamo modificato e vedete lui qua vi ha applicato. Ok. Pubblichiamo. Torniamo sulla home page, ecco, la modifica è stata applicata. Quindi ecco, è una modalità molto veloce e molto dinamica per fare delle piccole modifiche grafiche a dei template gratuiti. In realtà io utilizzo spesso questa funzione anche per temi premium che non mi danno alcune possibilità e voglio comunque andare a personalizzare in maniera, insomma, personale quello che voglio. Piccola parentesi per i temi premium che è vero, hanno un costo, però neanche un costo molto alto. Tutte queste modifiche principalmente le fai attraverso un pannello dedicato dove puoi veramente andare a modificare qualsiasi elemento all'interno della pagina. Ecco, spero che questo video sia di aiuto a qualcuno e ci vediamo al prossimo tutorial.